schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un after patch del glitch dei soldi da fare nella base operativa. Allora, per fare questo glitch avete bisogno di un amico che vi aiuta, dovete essere in mira manuale ragazzi. Allora, con questo glitch possiamo mettere anche la BMX nella base operativa per poter usufruire del glitch dei soldi da soli. Allora, come vedete io sono in mira manuale. E lascerò in una scheda qui nel video entrambe i glitch, uno per duplicare le BMX che ci servirà e per fare sempre da soli, e uno money glitch da solo, insomma, per capirci. Allora, a questo punto saliamo sulla Venger, sia noi che il nostro amico. Il nostro amico che cosa dovrà fare? O andrà qui e farà un partecipa a sessione da un suo amico, oppure andrà in una community e farà un partecipa a sessione dalla community. Ragazzi, avendo modalità di puntamento diversa, ovviamente ci compariranno più messaggi. Allora, questo glitch funziona sia per gli utenti di PS4 che di Xbox One. L'ho realizzato fatto in questa maniera, in maniera tale da poter essere utile per tutte e due le console. Quindi il nostro amico farà partecipa a sessione e aspetterà i dati di caricamento della sessione. Una volta che appariranno i dati di caricamento della sessione, accetterà il primo messaggio e si fermerà sul secondo messaggio. Quindi a questo punto noi che cosa dovremmo fare ragazzi? Dovremmo metterci, premere freccia destra, poi cerchio e posizionarci su esci dalla Venger. Quando saremo posizionati su esci dalla Venger, l'unica cosa che dobbiamo fare è pigiare X per uscire dalla Venger. Ovviamente tenetevi pronto il chiudi applicazione, X per uscire dalla Venger e chiudi applicazione ragazzi. A questo punto chiudete l'applicazione e riavviate l'applicazione, mentre il vostro amico dovrà invitarvi nella sessione. Ovviamente dove si trova, l'unico modo che potrà utilizzare è tramite party ragazzi, quindi vi invierà un invito tramite party, andrà nel party, farà un giochiamo insieme come state vedendo in schermo. Ragazzi, i comandi sono tali e quali per Xbox One, quindi insomma non penso che ci dovrebbero essere problemi. Quindi una volta fatto il giochiamo insieme, andremo ad accettare il giochiamo insieme ragazzi e rientreremo nella sessione dove stavamo facendo il glitch con il nostro amico. Attendiamo un attimo il caricamento ed entriamo nella sessione ragazzi. A questo punto, una volta entrati nella sessione, noteremo che il nostro amico è buggato nella Venger. A questo punto ragazzi, come avete visto, il nostro amico è buggato nella Venger e noi dovremo sbuggarlo, aiutarlo a sbuggare. Prima vi faccio vedere la data di oggi ragazzi, in maniera tale che vi rendete conto che il glitch è attuale, è funzionante. L'ho girato poco fa, insomma, il tempo di editarlo, anche perché mi ci è voluto un po' di più per editare questo. E a questo punto ragazzi, che cosa dovete fare? Dovete fare avvia attività create da Rockstar, missioni, un lavoro da titano e aspettare che vi carichi l'attività. Ovviamente una volta che vi ha caricato l'attività, il vostro amico che cosa dovrà fare? Dovrà andare nel party e dovrà fare un partecipa a sessione. Una volta fatto il partecipa a sessione, ritornerà in game e dovrà aspettare 4-5 secondi.
Allora, che cosa succede qui? Succede che voi vi dovete mettere sulla schermata nera per uscire e il vostro amico dovrà skippare, premere cerchio, sul messaggio di unione alla sessione. Quando sarà sul secondo messaggio, vi dirà voi ci sono, voi uscirete dalla missione e lui piggerà ancora X. Come vedete l'ha portato prima nella nuvola e poi l'ha fatto respawnare nella nostra sessione. A questo punto è sbuggato e possiamo continuare il glitch, ragazzi. Quindi la cosa che dobbiamo fare noi è avere una LGRH8 fuori, ovviamente se stiamo duplicando. E una volta che avremo la LGRH8 fuori, saliremo nell'auto e diremo al nostro amico di salire nell'auto insieme a noi. Quindi terrà premuto triangolo e quando sarà toccando appena la portiera per salire nell'auto, noi premeremo triangolo e scenderemo dall'auto, ragazzi. È semplicissimo. A questo punto il nostro amico potrà guidare nella nostra base operativa, andrà a posizionare l'auto al solito posto e quindi saremo pronti a fare il glitch. Il glitch, questo passaggio è quello di sempre, ragazzi, non è affatto difficile. Una volta fatto questo passaggio, il gioco è fatto, ragazzi. Allora, vi porterò anche come mettere la BMX dentro la base operativa per fare il glitch in solo, ragazzi, e vi lascerò anche linkato i vari video, non in questo video ma nel prossimo video che vi porterò, dove vi spiegherò come mettere la BMX in maniera tale che potrete fare il glitch da soli, ragazzi. A questo punto che cosa dovete fare? Dovete curarvi che l'auto faccia il teletrasporto in questa maniera, ragazzi. Se c'è questo tipo di bug, siete pronti per fare il glitch. Vi posizionate vicino la porta di uscita, aspettate che vi compare diciamo il messaggino che vedete in alto a sinistra. Io ho riprovato per scrupolo il teletrasporto. Se vi si teletrasporta da così lontano va benissimo, ragazzi, quindi premete, quando avete il messaggino, triangolo e X insieme, ragazzi, e il passo è fatto. Spawnerete fuori dalla base operativa con un'auto che ha una targa totalmente diversa da quella che avevate, quindi in questo caso potete utilizzare anche targhe non personalizzate. A questo punto che cosa dovete fare, ragazzi? Dovete prendere e dovete chiamare il centro operativo mobile. Chiamate il centro operativo mobile, mettete l'auto dentro il centro operativo mobile. Io qui c'ho un'auto di strada, però non fa nulla. E poi l'andate a mettere in garage, ragazzi, e siete pronti nuovamente per fare il glitch. Quindi andate a posizionare in garage questa auto qui per non perderla. Oddio, non la perderete comunque. Quindi l'andate a mettere in garage. E se nello stesso garage avete delle altre LG, prendete e uscite con la LG e tornate alla base operativa. Io ho preso questo garage con questa cosa che sono tutte e due vicini, e quindi in pratica ho anche la LG per poter farlo nuovamente il glitch. Comunque sia, il glitch è questo, ragazzi, è abbastanza semplice. Approfittatene, cercate comunque di mettere anche una BMX nella base operativa per poter fare il glitch da soli, ragazzi, che è veramente fondamentale quel glitch, secondo me. Fino all'altro ieri pensavo che fosse inutile, però dal momento che c'è la possibilità di poter mettere la BMX e di duplicarla, penso che sia anche molto buono. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.